Grazie dell'invito. Sentivo Matteo Ricci che parlava di modernizzazione del paese e digitalizzazione. Noi, come strutture di governo, ci stiamo provando. Dallo scorso anno, è passato un anno, quando nel novembre 2015 abbiamo organizzato a Palazzo Chigi i primi stati generali della nuova comunicazione pubblica, cioè quella che si fa attraverso i social network, le app, gli open data, il web in generale, è nato un gruppo durante quell'occasione che è cresciuto in questo anno, che si chiama PA Social, di cui io sono fiero coordinatore, fiero perché ne fanno parte circa 45 comunicatori del governo, della presidenza, di tutti i ministeri e di strutture collegate, pensate ai vigili del fuoco, ai carabinieri, alla polizia di Stato, poligrafico e zecca dello Stato, insomma tante strutture che ogni giorno lavorano anche su questi strumenti per offrire dei servizi ai cittadini. Noi siamo partiti da dei punti fermi, il fatto che la pubblica amministrazione deve stare dove stanno i cittadini. Quindi se i cittadini utilizzano Facebook, WhatsApp, Twitter e quant'altro, anche soprattutto nel loro privato, la PA deve esserci, deve essere punto di riferimento, deve saperli usare e deve darci informazioni, sia quando ci sono emergenze, come è successo purtroppo con i terremoti recenti, ma anche, come dicono gli amici della Protezione Civile, in tempo di pace, nel senso anche quando siamo tranquilli e sereni, abbiamo bisogno che il nostro comune, la nostra regione, il nostro ministero, insomma l'ente locale, che sia azienda pubblica, che sia appunto PA, sia un punto di riferimento anche sui social network. Altro punto fondamentale è smettiamola di dire che chi si occupa di questi mezzi anche dentro la PA è quello che smanetta, è quello che gioca durante il giorno. Queste sono tutte persone, i cosiddetti social media manager, che fanno un lavoro straordinario di grande professionalità. Vi posso assicurare che in tutta Italia ce ne sono molti molto bravi, quindi da un punto di vista professionale buoni anche per il privato, diciamo così. E questo ci fa capire che i social sono uno straordinario strumento di servizio pubblico. Questo, magari parlando con voi, visto che oggi noi parliamo di innovazione, può essere un concetto banale. Vi assicuro che nella PA non è assolutamente un concetto banale e ci abbiamo lavorato molto per farlo passare. Come lavora questo gruppo, il gruppo PA Social? Oltre ad un coordinamento tra di noi, comunicatori su quello che fa il governo, le rispettive strutture ogni giorno sul lato social, abbiamo, come dire, stiamo facendo un giro d'Italia per raccontare le buone pratiche, quindi condividere le cosiddette best practice, sia a livello nazionale ma anche quelle sui territori. Questo crea, come dire, oltre alla necessaria attività di formazione, che ovviamente non voglio dimenticare, però crea un circolo virtuoso per cui io capisco come tu sei arrivato su Facebook, come tu hai attivato un servizio per i cittadini su WhatsApp, su Telegram, su Twitter, su Instagram, su tutti i social che vi possono venire in mente. Vi assicuro che in Italia non siamo affatto indietro, c'è tanto lavoro da fare, ma ci sono anche tante bellissime esperienze che poi appunto andando in giro a riproporle, a dargli visibilità anche alle persone stesse che ci lavorano, poi creano nuove esperienze. Tutto ciò significa alla fine servizi per i cittadini, nuovi servizi, come diceva Ricci, servizi che ti arrivano sullo smartphone. Questo è importante, quando noi parliamo di social, parliamo di lavoro, di servizi, di nuovi linguaggi e di innovazione. Oggi parliamo soprattutto di innovazione. Come diceva sempre Ricci, ho apprezzato molto il video, noi facciamo tanti convegni sulla Smart City, però poi alla fine questa Smart City deve arrivare anche nel basta. Grazie.
No, sembrava il gate dell'aeroporto, lo sappiamo, però. Cioè l'idea era. Cioè puoi finire. Sì, sì. Beh, pensavo partisse l'aereo. Allora. No, quindi concludo così. Diciamo, il mestiere del comunicatore pubblico è un mestiere straordinario e bellissimo. Bisogna però dargli un vestito nuovo. Le nuove figure professionali che fino a poco tempo fa venivano trattate come l'ultima ruota del carro, oggi hanno una rilevanza, sono professionisti e vanno riconosciuti per questo, perché poi ci arrivano i servizi a tutti noi quotidianamente. Grazie. Grazie, grazie mille. Ne usiamo solo uno. No, no, ma teniamolo qua.